vuole mollare la presa, non vuole far scappare lo United. La buona onda vuole chiudere gli impegni casalinghi di questo 2017 mantenendosi a contatto con la capolista. Per farlo però dovrà superare in questa ottava giornata di campionato Under 21 Girone A l'Accademia Sport, giunta a questo appuntamento in condizioni ampiamente rimaneggiate con sole 7 effettivi. Dal Palameucci di Aprilia un cordiale buongiorno da Enrico Pasquali Coluzzi. È tutto pronto dunque per l'avvio di questo confronto, primo possesso per quanto riguarda la formazione dell'Accademia Sport. Rimessa laterale, la conclusione in porta improvvisa da parte di Rallo, primo pericolo della gara che è allenata nella circostanza da Viglianti, ma ovviamente l'allenatore, attenzione intanto a questo colpo di testa, da posizione molto ravvicinata da parte di Modesti, sfiora il bersaglio Sacchetti, manca un po' ovviamente di ritmo in queste fasi iniziali, errore intanto e conclusione in porta vincente di Modesti che ha castigato l'imprecisione di Rango, è arrivato come un fulmine Modesti, è riuscito con questo tiro centrale a beffare il portiere di Giulio e portare in vantaggio dunque la sua squadra. Servito su un piatto tutto d'argento la possibilità alla squadra avversaria di portarsi in vantaggio, altro errore clamoroso, conclusione e poi arriva il 2-0 da parte di Rallo, ha salvato tutto. Attenzione intanto a questa ripartenza da parte della buona onda, sterza Gentili, poi il tiro in porta violento centrale da parte di Rallo, opposizione di Giulio in calcio d'angolo, è pronto Rango a battere il corner, il tiro in porta violento da parte di Mosca che impegna severamente Pignatiello, costretto a smannacciare in calcio d'angolo, pallone dietro per lo stesso Mosca che prova nuovamente la conclusione, respinta dal portiere, due volte decisivo Pignatiello, Farinelli con il tacco mette in movimento Gentili, poi Rallo, altro cross e poi c'è questa sciagurata deviazione di Rango verso la propria porta, ha mancato clamorosamente l'impatto, colpito male questo pallone, voleva rinviarlo. Adesso Mosca prova ad accendere la propria squadra ancora con la punta del piede destro, impegna Pignatiello, due uomini in barriera, si tratta di Fusco e Mosca, una serie di finte, uno schema che riesce benissimo e che trova poi prontissimo sul secondo palo Mazzocchetti, assist al bacio di Gentili, davvero ben costruita questa azione, poker servito per la buona onda al livello della sua squadra, almeno per quello che si è visto all'inizio, ancora Mosca che ci prova, ma c'è sempre lui, Pignatiello questa volta con il piede sinistro, avanza Sacchetti, pensa per un attimo al tiro e poi sterza improvvisamente, sbaglia tutto, regala il pallone e poi c'è la conclusione di piatto da parte di Mazzaferri, altro tiro di Luffarelli, doppia risposta questa volta di Giulio per la squadra ospite, non sufficientemente concentrata e poi arriva il quinto gol da parte di un Mazzocchetti davvero scatenato, si è infilato come coltello nel burro caldo e ha castigato nuovamente la retroguardia dell'Accademia Sport, manca davvero poco, una manciata di secondi e poi il recupero, tiro dalla distanza proposto da Farinelli, il risultato giustifica questa situazione, affari spenti, ha provato la conclusione intanto Rango, non ha centrato lo specchio della porta, la scucchiaiata interessante da parte di Zigulic, il pallone conquistato da Sacchetti e poi arriva il gol da parte dell'Accademia Sport, lo ha segnato il numero 6, si tratta dunque di Fusco che ha portato la sua squadra finalmente al gol, intercettato di testa da Luffarelli, si impegna lo stesso numero 7 a tenere in campo questo pallone, attenzione intanto a questa iniziativa e arriva il gol del 5-2, lo ha segnato Fusco, è stato bravo dobbiamo dire Sacchetti a credere nell'errore del calciatore avversario, adesso la partita ha un po' di interesse, comincia ad averlo, adesso viene richiamato intanto Modesti dall'arbitro Locatelli Roma 1, altro tiro in porta, doppia deviazione, adesso Zigulic, poi il tiro in porta improvviso che è stato scoccato da Mazzocchetti, risposta di Spunton in calcio d'angolo nella porta dell'Accademia. C'è intanto Mazzocchetti, si tuffa in maniera plastica, Spunton e non riesce più comunque a rendersi particolarmente pericolosa dalle parti avversarie, ci prova destro, la traversa colpita
da Mazzaferri. Dunque buona onda che è andata vicina alla sesta marcatura, deve stare attenta però a contenere questa nuova ripartenza e la conclusione di punta di Mosca. Ha tentato Sacchetti con questa traccia in diagonale di mettere in difficoltà l'avversario. C'è lo stesso Mosca che caccia a colpo sicuro, poteva essere il gol del 5-3, che errore. Squadra dell'Accademia poteva sfruttare meglio questa enorme chance, poteva dare sicuramente il là a un'ulteriore marcatura. Attenzione ancora a Lamin, il diagonale che fa la barba al palo e termina sul fondo. È un altro schema come quello che era fruttato il gol del 3-0, invece un tiro in porta che finisce sotto le gambe di Spunton, questa volta non esente da colpe, un tiro sul primo palo che non sembrava così irresistibile ma invece si infila. Attenzione intanto a questo tiro improvviso, grande parata del portiere Pignatiello e poi arriva il gol. Il gol dunque dell'Accademia Sport del 6-3, lo ha messo a segno il numero 6 Fusco, perché ormai siamo entrati nel recupero. Prende la rincorsa dunque Mosca, il destro, il gol alla destra del portiere Pignatiello, arriva il 6-4 dell'Accademia Sport. Lo stesso Luffarelli adesso che perde questo pallone, ancora il destro, il palo colpito da Sacchetti, incredibile, poteva essere il gol del 6-5, il palo di Sacchetti ancora tre. Siamo arrivati davvero agli sgoccioli di questo confronto, finisce infatti qui una partita che la Buona Onda ha vinto per 6-4 dopo un primo tempo giocato sicuramente con intelligenza e con qualità. La squadra di casa si è addormentata nella ripresa, l'Accademia Sport per poco non rientrava in partita e ha segnato 4 reti tutte nella ripresa. Comunque sì, la Buona Onda si prende questi 3 punti e prosegue dunque la propria marcia ai vertici della classifica, cogliendo la sesta vittoria. E con queste immagini vi diamo dunque appuntamento ai prossimi impegni. Un saluto e ringraziamento da Enrico Pasquali Coluzzi in voce, da Gianfranco Marceddu che ha operato le riprese televisive.